In un luogo carico di sacralità, mito e rito tornano ad essere tutt'uno in un perfetto equilibrio fra terra e cielo. Ci troviamo sull'altura di Motta da Fermo, affacciata sulle isole Eolie e gli scavi archeologici dell'antica Alesa. Qui, nei giorni del solstizio d'estate, ai piedi della piramide 38° parallelo, l'imponente opera di Mauro Staccioli, la Fondazione Fiumara d'Arte ha organizzato il rito della luce. La luce come linfa vitale che tutto rigenera. Vengono qui oggi celebrate la bellezza e la rinascita interiore. È una Sicilia contemporanea che ha scelto la cultura, che ha scelto anche un modo di restituire bellezza non solo alla natura, al territorio, all'universo, ma anche di dare ai ragazzi questo senso di appartenenza del futuro, questa riconoscenza di questo archetipo come può essere la piramide in cima a una montagna, una cima di una cima che parla sempre di alzare ancora gli occhi al cielo. E questa possibilità di elevarsi è il messaggio noi più forte e più autorevole che vogliamo consegnare ai ragazzi, e per questo ho coinvolto tutti i ragazzi del territorio attraverso un processo didattico, maieutico, con grandi poeti, e oggi qui sono testimoni di questa bellezza non solo con i bambini delle scuole ma con i grandi poeti. Allora è crescita culturale, è crescita emozionale, è abbandono, è valore di unità. Allora alzare gli occhi al cielo, costruire una piramide in cima a una montagna è ancora una possibilità, ecco, di poter riconsegnare ai ragazzi e ai giovani il senso del futuro, il senso ancora di sperare e di portare luce. Questa è la piramide di Motta da Fermo. Lei ha sempre posto l'accento sulla necessità di una rinascita interiore. Oggi qui è una spiritualità condivisa con tutto il pubblico del territorio, con tutto il pubblico internazionale, con gli artisti, con i poeti, e questa spiritualità contatta qualunque codice, non ha una gabbia di appartenenza, ma è una spiritualità universale che io spero sempre più di condividere con l'universo da una parte, ma anche con questi bambini che mi stanno dando tanta forza e energia per il futuro. Ho cercato di far sì che all'interno si potessero riconoscere questi valori importanti, valori basici del nostro essere al mondo, del nostro pensare, del nostro desiderare il viaggio, desiderare di scoprire al di là di noi cosa c'è, cosa non c'è, eccetera, eccetera. E credo che appunto la piramide abbia raggiunto il sentimento della gente, indipendentemente dai propri personali credi, abbia forse toccato il senso religioso in senso laico. Ci sono alcuni elementi forti di riconoscimento della gente in senso comune, proprio della gente che si sente anche appagata della possibilità di essere dentro questo contenitore che è la piramide. Abbiamo avuto la grandissima, la straordinaria possibilità di collegare artisti, poeti, bambini. Qual è il filo che collega queste tre categorie? È il filo della creatività e soprattutto della creatività attraverso lo stupore, quindi la possibilità di meravigliarsi, di guardare le cose come le guardano i bambini per la prima volta, scoprendole sempre come cose nuove. E questo è ciò che accomuna un artista, un poeta e un bambino, è creare e quindi crescere. Non dimentichiamo che poesia deriva dal greco poiein, che significa proprio creazione, creare. Cosa vuol dire stupirsi? Stupirsi significa abbandonarsi rispetto soprattutto alla propria presunzione. Ecco, questo da lì scatta lo stupore dell'emozione, quando ci dimettiamo da noi stessi, dal nostro essere, poi che cosa non si sa.